convegno. La prima che si è occupata due giorni è stata il nostro servizio di governo, di autorità e l'accoglienza della regola di vita, sullo spirito e sui valori, che è stata la priorità scelta dal capitolo generale. Così abbiamo certamente avuto una visione di quello che sono le nostre azioni e credo che ci ha stimolato anche a continuare in questo cammino come governo di circoscrizione delle province, quasi province e delegazioni, in questa strada per aiutare con i nostri confratelli, le nostre comunità a accogliere e a vivere soprattutto questo spirito della regola di vita che è così fondamentale in concessione delle nostre norme. Oggi entriamo un po' in questo tema nostro che è il nostro servizio, il governo e l'amministrazione dei beni, l'economia. E così noi abbiamo organizzato, come avete visto, un primo momento che è questo di mercoledì, una riflessione in modo generale sulla vita consacrata, la realtà della vita consacrata, della Chiesa, l'amministrazione dei beni, l'economia. E dopo domani tratteremo della nostra economia e anche delle nostre circoscrizioni. Così, certamente, come abbiamo parlato con il dottore, i professori, possiamo avere delle indicazioni anche di comprensione anche per la sua esperienza. Il dottore Alberto Frassinetti è laureato in ingegneria nucleare all'Università di Bologna, ha proseguito la sua formazione, conseguendo anche un master nell'area della direzione aziendale strategica e delle organizzazioni. Le sue esperienze professionali sono maturate nelle aziende metalmeccaniche di produzione dove ha riscoperto il ruolo dirigenziale. Dal 2012 è socio di questa società di consulenza GNP Council Network, occupandosi principalmente di consulenza nell'area della mission, vision e strategia nell'area dell'organizzazione aziendale e formazione per imprenditori e manager di piccole e medie imprese. Dal 2006, e qui sta perché si è avvicinato da noi, perché è stato indicato di una sua molto amica, suora Alessandra, che ha lavorato insieme con delle suore salesiane, lavora come consulente di istituti e congregazioni religiose, occupandosi di consulenza strategica di organizzazioni, in particolare sulla missione e gestione delle opere generate da un carisma, oltre che di formazione per consacrati laici presenti nelle opere. E attualmente lavora molto direttamente con gli economi generali di diverse congregazioni e ordini generali. È un dei consulenti lì dell'Associazione degli Economi Generali. È consigliere qui di un'altra grande azienda, ha contribuito alla ideazione e realizzazione del polo Lionello Bonfanti, polo italiano delle aziende aderenti al progetto di economia e di comunione. E qui legata tutto al movimento dei focolari, di cui fa parte. Collabora con il professore Luigino Bruni nelle scuole italiane di economia e di comunione civile economica. È docente con l'Università degli Studi di Milano Bicocca, con l'Università di Bologna sede di Forlì, Rimini e la Università Cattolica sede di Roma, con docenze e seminari riguardanti i temi dell'economia civile, della mission, delle strategie e delle organizzazioni delle aziende. Così è un curriculum molto, molto speciale, ma credo che la sua esperienza ci aiuterà anche a situarsi. Grazie veramente, vogliamo in nome di tutto il nostro istituto, che siamo come siamo sparsi in tutti i continenti, né? Siamo un piccolo istituto che cerca di crescere e come diceva lui, noi abbiamo una storia anche di patrimonio, di servizio che ha fatto crescere la nostra congregazione che è nata qui in Italia. Così la nostra congregazione, soprattutto in Italia, vive quello che vive tutti gli istituti religiosi, né? L'usufrutto dei grandi patrimoni, delle grandi strutture che abbiamo, potenziali per la carità, per i poveri. Nelle nuove circoscrizioni, Brasile più o meno, l'America Latina, Stati Uniti, riusciamo, nelle nuove aree che sono tutte aree missionarie, né? Dell'Africa, India, Asia, sono tutte iniziali dove la grande questione è come fare giustamente, che principi, che valori, che idee avere in questa nuova realtà della Chiesa, della vita religiosa per avere la possibilità di sostenere la nostra missione. Così grazie veramente, diamo qui la parola, noi abbiamo qui il tempo che tu hai bisogno, quindi
5 e mezzo, così e dopo facciamo un intervallo e apriamo un po' per il dialogo, le domande un po', ma sia a tuo agio qui quello che tu puoi. Benissimo. Bene, grazie. Grazie tante. Bene, intanto grazie dell'invito, dell'accoglienza e di questa opportunità di fare un pezzo di strada insieme in questo momento, in questa giornata. Io comincio col chiedervi scusa perché non leggerò nessun testo, perché ieri ho avuto il distacco del corpo vitreo dell'occhio destro e quindi in questo momento vedo metà di voi con una ragnatela, un po' di mosche davanti e così via, quindi leggendo sarei molto distratto. Per cui ho preparato alcune delle cose che vorrei condividere con voi in un PowerPoint e faremo qualche cosa insieme, così, diciamo, in questo modo più interattivo. Penso che quello che era scritto dovrebbe essere anche nel cuore e nella testa, quindi spero che insieme riusciamo a tirarlo fuori. Ecco. La seconda cosa che vorrei dire è che ringrazio dell'invito perché è la seconda volta che vengo qui. La prima volta sono venuto, mi sembra, nel 2008, nel 2009, per un incontro di alcuni di voi che erano nei continenti e che facevano qui un periodo di formazione permanente. Perfetto, ecco, quindi questo per me è stato un momento. E carico il PowerPoint e poi sono subito da voi. Sentito dalla, ma si dovrebbe sentire anche così, no? Sì, abbastanza. Okay. Allora io poi mi alzo, mi muovo, quindi come avete sentito anche dalla mia presentazione, benissimo, sì, vi serve per registrare il microfono? Sì, ok. Quindi come avete sentito un po' dalla presentazione, allora cercherò di stare fermo se ce la faccio. Non sono un professore universitario. E la mia esperienza, prima di tutto quel curriculum che avete sentito, nasce dal fatto che vengo da una famiglia povera e che a 14 anni, per mantenermi agli studi, sono dovuto andare a fare il cameriere. E questo l'ho fatto fino ai 27 anni, fino a quando non mi sono laureato. E questo ha un po', come dire, dato un timbro alle cose che faccio e a come cerco di muovermi. Quindi la cosa che ho da offrire, oltre a uno studio ovviamente e a un approfondimento delle tematiche, è poi il lavoro sul campo. È il lavoro sul campo e quindi è un po' un'esperienza tradotta in punti, in momenti di riflessione, nel tentativo di offrire una riflessione che porti a un metodo, chiamiamolo così. Prima di tutto, questo momento io lo immagino alla base un momento molto importante legato al fatto che in tutto il lavoro che io faccio e in tutti i presupposti di questo lavoro ci sta questa frase, ante omnia. C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente? L'esperienza del lavoro con i carismi, già l'esperienza del lavoro nell'industria metalmeccanica dove facevo bulloni, tubi di ferro e quant'altro, mi aveva insegnato che non si nasce tuttologi e che soprattutto da soli si arriva poco lontano. Ma l'esperienza del lavoro con i carismi, dove quindi non si tratta di far venire fuori un telecomando stampato, ma si tratta di far fiorire un dono ricevuto dallo Spirito e che non ti appartiene, quindi di cui sei custode, portatore, di cui sei anche donato e donatore, e quindi anche interprete, certamente, ma che è qualcosa di altro, che è per altri,
mi ha insegnato fortemente che questa frase è alla base del primo passo per affrontare il governo dei carismi. Ovvero, se noi vogliamo il miracolo della fioritura di ciò che andiamo a fare, dobbiamo mettere in gioco almeno i nostri 5 pani d'orzo e i nostri 2 pesci. Senza di questo non c'è il miracolo, non sono io a fare un'omelia a voi, ma sono solo a raccontarvi l'esperienza che faccio. Senza di questo non c'è il miracolo, ma senza di questo non ci sono le opere coerenti e conseguenti, anzi conseguenti e coerenti. Senza di questo non c'è quella comunione che serve poi per andare a alimentare le opere che non sono delle fabbriche di telecomandi. E quindi in questo caso io ci metto i miei pani d'orzo, i miei 2 pesci, e chiedo a ciascuno di voi di metterci in questa ora e mezza, in queste 2 ore, i suoi pani d'orzo, i suoi 2 pesci, perché venga fuori per ciascuno e per questo momento quello che il Signore ha pensato. Questo è un breve saluto dei miei amici. Sono i soci con cui lavoro dal 2000 e con cui ci siamo messi per strada a fare questa avventura. Sono Giovanni, sono io, Eva, Michele e Amadio, ma giusto solo per... Questo ci prende, sì. Parlare di carismi è, prima di tutto, dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista della gestione del governo, è parlare di un intervento che nella storia dell'uomo è fortemente innovativo ed è portatore di civiltà e di nuove forme di governo piuttosto che di economia. I carismi sono un po' in difficoltà perché se sto in piedi non vedete, facciamo così. I carismi sono quegli agenti innovatori che nella storia dell'uomo hanno sempre spostato in avanti i paletti dell'umano. Sono quelli che hanno innovato la realtà dell'uomo. Non parlo dei telefonini, parlo dello sviluppo della società. E se oggi siamo in crisi perché fondamentalmente sono andati in crisi i valori. Se voi guardate alla crisi economica che stiamo vivendo, nasce fondamentalmente da una forma di individualismo. C'è qualcuno che ha scambiato il denaro da mezzo a fine e ha deciso che l'accaparramento individuale è il suo mestiere. Non importa come, se fregando legalmente attraverso le banche e i derivati, piuttosto non importa quando e non importa dove. Ciò che conta è che io possa accaparrare. Tutto il sistema economico è orientato a questo obiettivo finale, riuscire che pochi possano essere molto ricchi a scapito di molti. E c'è una cosa... Facciamo così sono più vicino e non giro troppo. Se voi avete presente la società, almeno quella diciamo europea, fino a 8 anni fa la società europea era fatta in questo modo, era una grande damigiana, ovvero avevamo una fetta, un tappo di pochi ricchi, una grossa quantità di classe media e una base di poveri. Oggi il fatto della ricerca dell'individualismo, dell'accaparramento, dell'aver invertito il mezzo con il fine, del denaro che è diventato il bene ultimo di tanti, ha trasformato questa damigiana in una clessidra strana, fatta in questo modo.
E questa immagine molto semplice vi dà l'idea di dove sono stati presi i soldi e di dove sta andando un sistema economico fatto in questa maniera. Ovvero aumentano i grandi ricchi e aumentano a dismisura i grandi poveri. E la classe media, che è quella che aveva sempre aiutato e sostenuto i poveri, è quella che si è sempre messa le mani in tasca economicamente o con opere sociali o col volontariato per dare una mano a chi stava peggio, è completamente assente, e quindi perché sta diventando povera anche quella. Allora, questa crisi ci mostra che il problema non sta nelle soluzioni, il problema non sta negli strumenti. Ce lo dice molto bene una persona eccezionale, Benedetto XVI, nella Caritas in Veritate, questa enciclica meravigliosa che ci vorranno 50 anni per riuscire a vivere tutto quello che c'è scritto lì dentro, forse anche più. Dice al numero 36, è la ragione oscurata dell'uomo a produrre queste conseguenze, non lo strumento di per sé stesso. Perciò non è lo strumento a dover essere chiamato in causa, ma l'uomo, la sua coscienza morale, la sua responsabilità personale e sociale. E un po' più avanti, prosegue il Papa, la grande sfida che abbiamo davanti a noi è dimostrare, a livello sia di pensiero che di comportamento, che nei rapporti mercantili il principio di gratuità e la logica del dono come espressione della fraternità possono e devono trovare posto entro la normale attività economica. Questa è un'esigenza dell'uomo nel momento attuale, ma anche un'esigenza della stessa ragione economica. I carismi sono i grandi innovatori della storia dell'uomo, e sono i grandi innovatori perché sono i grandi portatori di principi dai quali puoi declinare i precetti, dai quali declinare gli stili, dai quali declinare la storia. Qui ne ho citati tre, ma potremmo metterne tanti altri. Non c'è San Domenico, non ci sono tanti altri grandi e piccoli. Per esempio, pensiamo a San Benedetto 1500 anni fa. Le prime forme di innovazioni contabili e i primi distretti industriali dove avvengono? Nel monastero, attorno al monastero. Il monastero diventa il posto dove, tra l'altro, si consuma la grande rivoluzione. Una delle più grandi rivoluzioni di San Benedetto è stata quella di trasformare la società sacrale in una società umana, dando dignità al lavoro. C'erano quelli che pregavano e quelli che lavoravano prima. I romani non toccavano il lavoro perché era immondo, perché era sporco, era lasciato agli schiavi. San Benedetto mette insieme, non certo per sfizio, ma per carisma, ora et labora, e gli dà la stessa dignità. Dice che lavorare è pregare e che pregare è lavorare. E dice che le due cose hanno da stare insieme. Qualche centinaio di anni dopo arriva San Francesco. E da chi sceglie la povertà come qualche cosa di radicale, che cos'è che nasce? Pochi anni dopo che è morto lui, nascono i monti di pietà, le banche, tutto quello che praticamente sono i prodromi del microcredito di oggi, perché la banca, quando era nata in quella terra che oggi vede ospite il Monte dei Paschi di Siena, e che certamente non era quello l'obiettivo, le banche erano nate per far che cosa? Per permettere alle persone che dovevano affrancarsi dal feudatario, dal signorotto, per permettere a chi anche non era artigiano di poter andare al mercato, di poter vendere i propri beni, di poterli produrre. Ed erano nate proprio con l'idea: ti impegni qualcosa, ma poi te lo ridò, e non certo con tassi usurari.
Prendiamo l'ultimo Don Bosco, basta per dire che quella che oggi è la rivoluzione del lavoro vede in un santo il primo contratto di apprendistato. E penso che forse anche voi avreste tanti esempi per dire come i carismi sono innovatori. Quando c'è crisi è proprio tempo di carismi. E allora forse anche oggi, che suoniamo tante campane a morto, che siamo qui a lamentarci spessissimo perché non ci sono le vocazioni, perché abbiamo un sacco di problemi, e uso il noi perché anch'io faccio parte di un movimento carismatico, quindi forse dovremmo ricordarci che questo è il momento grande ed eletto della testimonianza. Nei momenti di crisi sono i momenti in cui i carismi possono far fiorire qualcosa di nuovo. Che cos'è il carisma? È la capacità di avere un occhio diverso con cui andare a guardare la realtà. Il carisma è la capacità di mettersi un paio di occhiali diversi da quelli con cui guardano gli altri e cominciare a guardare quello che gli altri vedono come problemi e accorgersi che è un dono, come diceva Madre Teresa di Calcutta. Non chiamateli problemi, chiamateli doni. E facendo questo, che cosa fanno i carismi? Spostano in avanti i paletti dell'umano. Poi a volte l'istituzione arriva, ma molto spesso, e questo lo sapete molto bene voi, soprattutto nelle terre di frontiera, l'istituzione non arriva mai. E restano solo i carismi a fare sociale, a fare soccorso, a fare sviluppo, a fare crescita. In questa avventura i carismi portano con sé un corredo, che è un corredo tipico del carisma e che è speciale, unico e irripetibile. Per esempio, un'opera generata da un carisma, una delle vostre attività apostoliche, non nasce mai a tavolino. Non è che vi mettete lì e dite, ok, adesso per fare 4 soldi cosa facciamo? Una tipografia? Ok? Oppure, no, mettiamo su una casa di riposo? No, bellissima, una casa per ferie. Tra l'altro, in questa mia avventura con voi nel senso dei carismi, ne ho incontrati di tutti i colori, compresa una congregazione che aveva un bellissimo istituto che serviva ai bambini orfani, per cui quell'istituto era nato, per andare a prendere aria, buona aria al mare. E dopodiché, siccome gli orfani dopo un po' finiscono, è diventato una scuola, e poi è diventata una scuola per ricchi. Poi la scuola diminuiva, allora qualche buon consulente gli ha detto, ma facciamoci un po' di casa per ferie, visto che siete vicino al mare. La casa per ferie è diventata un albergo 5 stelle, poi, siccome non riuscivano ancora a sostenersi e lì c'era molto traffico, perché non facciamo un negozio di frutta e verdura e un negozio di abbigliamento con le suore che fanno le commesse? È una cosa fantastica. E pian mano, pian piano, ci siamo ritrovati un immobile enorme che è quasi un centro commerciale, con tanto di albergo e aule per formazione, centro congressi e tutto quanto. E quando uno entra lì è difficile che poi riesca a ritrovare il movente ideale che ha mosso quel carisma, quando tutto è stato un provare a mantenere economicamente una soluzione che forse era sbagliata già dalla seconda scelta. Forse, non sono io a doverlo giudicare, però. Perché questo? Perché una delle seconde parole chiavi di un carisma è che un carisma sempre e comunque risponde a dei bisogni concreti. Non mi risulta che sia ancora nato un carisma per vendere telefonini o per far mangiare alla gente più patatine. Le opere generate da un carisma o tutte le attività apostoliche rispondono sempre a dei bisogni concreti. E la terza cosa, che le opere generate da un carisma sono a immagine di quello che era lo spirito del fondatore, e se le vogliamo replicare non possiamo fare le fotocopie del manuale di come si sta in quella scuola. Per replicare quell'opera dobbiamo riuscire a trasmettere lo spirito che animava il fondatore o la fondatrice, o i fondatori in generale. Non basta il manuale della qualità.
le opere generate da un carisma poi devono, come tutti, stare sul mercato. Chi vive in Italia in questo momento, quei carismi che sono in Italia, voi siete tra questi, sanno questo che cosa vuol dire. Con una legge scolastica che è cambiata 10 volte nel giro di 10 minuti, con le leggi che sembrano fatte apposta per mettere in crisi le nostre strutture e con delle difficoltà gestionali sempre più grandi rispetto ai servizi e ai bisogni che si vanno a coprire. Ma al tempo stesso, cosa vuol dire stare sul mercato? Non vuol dire fare profitti, ma vuol dire essere capaci di lavorare per il bene comune. Ecco che un carisma con le sue opere ricorda al mercato che il punto finale per cui il mercato è nato e per cui il mercato ha ragione d'essere, compreso Adam Smith che l'ha, diciamo, teorizzato come luogo libero dove ognuno, concorrendo con gli altri, si autoregola, il punto finale non era il benessere individuale privato di qualcuno, ma era il bene comune. E poi l'egoismo che abbiamo incontrato per strada che ha modificato questo. Un'altra caratteristica delle opere generate da un carisma è la gratuità. Chi partecipa a un'opera generata da un carisma lo fa anche dando una misura eccedente rispetto a quello che gli è chiesto. E il carisma stesso, prima di tutto, è dare in maniera gratuita, cioè fare dono di sé. Il gratuito non è il gratis. Diceva San Francesco, non chiedete compenso perché sennò il prezzo sarebbe illimitato, visto che voi portate l'amore di Dio. Quindi la gratuità come dono di sé è un'altra cosa fondamentale, un'altra caratteristica. Ancora caratteristico dei carismi è la reciprocità. In una relazione all'interno di un'opera generata da un carisma è fondamentale dare, è fondamentale il dono di sé, ma è fondamentale anche ricevere. Ed è fondamentale restituire. Tanto per non stare seduti ad aspettare di ricevere, è fondamentale che chi riceve dall'altro restituisca, cioè reciprochi. Se avremo tempo parleremo della reciprocità così come la declina Luigino Bruni, come forma di contratto, come forma di filia e come forma di agape, che poi sono quelle le tre forme dell'eros, filia e agape di una enciclica famosa. La reciprocità è una caratteristica fondamentale all'interno di un carisma e dice che quello che conta nelle relazioni non sono le transazioni economiche, non è l'appartenenza a un esercito, non è aver firmato una professione, ma è la relazione che stabilisco con l'altro. L'altro da me, l'altro che è me. E qui c'è tutta la questione antropologica in cui voi siete sicuramente maestri, ma che ci fa capire, proprio perché è fondamentale, quanto un carisma sia il portatore della reciprocità e sia il difensore della relazione tra le persone. Un'altra caratteristica importantissima di un carisma, delle opere generate da un carisma, di chi vive in un carisma, è la vulnerabilità. C'è un bellissimo libro scritto da Luigino Bruni, La ferita dell'altro, il combattimento tra Israele e l'angelo, tra Giacobbe e l'angelo, che è la metafora della vulnerabilità. Ovvero, se io voglio che la mia vita fiorisca, devo rischiare nella relazione con l'altro. Ma rischiare nella relazione con l'altro con gratuità, con reciprocità, con il dono di me, vuol dire aprirmi alla possibilità che l'altro mi ferisca. E aprirmi alla possibilità che l'altro mi ferisca vuol dire rischiare la tragedia. Ma caratteristica specifica e fortemente umana, ricca di vita, dei carismi, è proprio questa. È testimoniare a tutti che se voglio che la mia vita fiorisca, non posso non rischiare la tragedia, non posso non donarmi
Altrimenti che cosa devo fare? Devo cominciare a immunizzarmi, devo cominciare a chiudere le finestre, devo cominciare a selezionare, a dire con te ci parlo ma solo fino qui, con te non vengo, non vado in giro, no, me l'hai fatto una volta, non ci riproverò mai più. E tutta quella misericordia che Papa Francesco da quando è salito al soglio di Pietro ci sta raccontando diventa una buona novella per altri, ma non certo per noi. Il fatto di immunizzarsi è un modo di non sentire male, ma di rimanere dove? In un dolore che conosciamo perfettamente, quello della nostra solitudine, quello delle nostre incapacità e delle nostre infermità. Allora la vulnerabilità è una caratteristica fondamentale e elettiva della vita insieme nei carismi e delle opere generate da un carisma. E l'ultima è la bellezza. Un'opera generata da un carisma ha sempre una caratteristica, può essere povera perché ha pochi mezzi, può essere sobria, ma sempre e comunque c'è un'attenzione a fare le cose belle. C'è l'attenzione a fare le cose che raccontino nel modo in cui sono fatte la dignità di quello che sto facendo e delle persone di cui mi sto occupando. Quando noi firmiamo un contratto con una casa di riposo retta da religiose, non firmiamo solo il contratto che a mia mamma verrà erogato un servizio di assistenza secondo il codice dell'USL e del Servizio Sanitario Nazionale e che quindi riceverà 47 minuti di attenzione e 33 di infermeria e i pasti e quant'altro. Io firmo un'altra cosa che non è sulla carta, ma che mia madre verrà trattata con quelle attenzioni che solo un'opera generata da un carisma sa riservare alla dignità della persona e che attorno a lei ci sarà quella bellezza possibile per farla sentire persona. Allora, come coniugo io tutte queste parole? Come le sviluppo? Come le tengo insieme? Per esempio, come faccio a testimoniarle all'interno della congregazione, a trasmetterle, a essere d'accordo? Come faccio, quando nasce un'opera, a raccontarle ai laici che lavorano con me? O a raccontarle al sindaco del comune? E a fare in modo che non percepisca l'interpretazione di Alberto, ma gli arrivi il nucleo vitale che insieme abbiamo deciso essere la nostra scelta, la nostra testimonianza, lo specifico del nostro carisma. C'è un modo nell'organizzazione, nella gestione che mi può aiutare a fare questo? Allora, questa cosa c'è ed esiste ed è la missione del carisma. È la missione del carisma, è la carta dei principi del carisma scritti e portati insieme per riuscire proprio a trasmettere questo e a creare un luogo, il luogo è dentro quella missione, che siano un comune significato di senso rispetto alle parole, ai principi, agli obiettivi, ai fondamenti. Se noi vogliamo lavorare in questo modo, cioè se vogliamo riuscire a governare custodendo quelle parole e quindi avendo a cuore che ciò che trasmettiamo siano le motivazioni fondamentali, i principi fondamentali, non esiste una procedura per farlo, questo almeno dall'esperienza del nostro lavoro. Esiste un metodo da apprendere. Un metodo che poi va contestualizzato nelle varie situazioni. Dove sta l'importanza di apprendere un metodo e non di imparare delle soluzioni? E se io non vi ho chiesto se c'è qualcuno che non capisce qualche parola di quelle che utilizzo, basta che alzi la mano, perché io sono italiano, ma voi non tutti siete italiani, quindi magari qualcuno non capisce, quindi... Mi raccomando,
È inutile ritrovarmi in fondo da solo, meglio fermarmi prima, ma che ci siamo ancora tutti. Va bene? Ok, comunque, se qualcuno ha qualcosa, provo a rispiegarlo. Perché allora prendere un metodo? Molto semplicemente, perché i problemi li avremo sempre. E una volta risolto uno, ne appariranno altri cinque, e quindi non è necessario capire qual è la soluzione giusta, ma capire come fare ad affrontarli. E questa è la prima cosa. E soprattutto perché le soluzioni che noi facciamo oggi, qui, non sono poi valide per sempre. Ma la stessa soluzione con cui guardate questa casa oggi, fra 5 anni, probabilmente, andrà aggiornata e andrà rivista, a seconda del contesto, dei bisogni. E il modo in cui si guarda un'opera, poi nel tempo, a seconda dei contesti, cambia. Allora, una cosa importante è provare a costruire insieme un metodo. La cosa più importante però in queste frasi che leggete qui non è la parola metodo. Chi è che vuole sbilanciarsi su qual è la parola più importante? Insieme. La parola più importante è insieme, ma perché? Perché io vengo dal movimento dei focolari e dobbiamo fare sempre comunione? No. Per un principio fondativo dei carismi, detto da un laico che prova a studiare queste cose, che il carisma è trasmesso a una persona ed è il dono che Dio fa a quella persona. Ma il giorno dopo che quella persona non c'è più, il carisma non è consegnato al superiore di turno, poveretto lui, che deve inventarsi chissà cosa, no? È consegnato a una comunità di chiamati, ognuno che riceve in cuore il dono del carisma, ma chiamati a viverlo insieme, a scoprirlo insieme, a scoprirlo nella condivisione e nella comunione. Cioè